Eccoci tornati su Pokémon Violetto per completare anche la seconda parte del DLC, il tesoro dell'area zero, il disco Indaco. Questo come nome se la batte con gli Inazuma Eleven. La prima cosa da fare è andare all'Accademia Uva, perché Fresile ci aspetta con un suo amico per andare all'Istituto Mirtillo. Cosa che noi, bene o male, sappiamo già di cosa si tratta, perché abbiamo conosciuto due studenti dell'Istituto Mirtillo. Ed ecco che ci aspetta anche il loro preside. Porcato, facciano mia nuova. Ma dai, sul serio? Com'è che ti chiami? Non ho un nome. Potevo dire gli altri mi chiamano, ma è molto vecchia come battuta. Ah, giusto, giusto, Link, ora ricordo, sì. Beh, visto che sei qui, direi che possiamo andare, no? Io andrei anche, veramente. Però il nostro preside, il preside di questa accademia, non vuole. Ad ogni modo, non eravamo d'accordo che ci saremmo visti nel mio ufficio? Ah, davvero? Questo è uno svampito. Che non è un modo brutto per chiamare una persona, è solo un po' svampito. Interessante. Ah, ma quella specie di sciarpa dovrebbe essere di un Own Age? A proposito, perché ha scelto proprio Link per il programma di scambio? È presto detto. Che è successo? Non se lo ricorda, vabbè. Tato, dai. Ah sì, viaggio di studio a Nordivia, è lì che ho conosciuto la nostra studentessa, giusto? Intendi Rubra? Ah sì, Rubra. È lei che mi ha parlato bene di te. Quella si è innamorata proprio persa. Di certo il preside Bluebird ha chiuso per le persone. Ok, andiamo all'Istituto Mirtillo per espandere ulteriormente i nostri orizzonti. Andiamo, andiamo, veloci, veloci. Pronto a partire? Ma certo. Ok, andiamo. Guarda che giochetti che fa col cappello questo. Un Frank Sinatra di altri tempi, lui. Ta-da! Eccoci arrivati! Benvenuto all'Istituto Mirtillo. Quella che vedi adesso è solo l'entrata. Il resto dell'istituto si trova sott'acqua. Questa è una cosa molto carina. Da non crederci, vero? E non è finita. Potrebbe essere un acquario gigante la scuola. Che esplosione di blu, eh? Il blu Mirtillo è il nostro tratto distintivo, sì. Chiama Mirtillo. E poi che altro ti posso dire? Forse preferisci chiedermi qualcosa tu? La prima cosa da chiedere è perché l'istituto è situato sott'acqua. Vabbè, l'ho formulata male. Beh, dunque, è perché arriva subito quello che deve fare. Guarda, questa è la cosa più anime che io abbia. Anime, ma non solo anime, dell'intera industria cinematografica. Arriva la persona che ti spiega perché. Non so come abbia fatto a sentire da dentro all'istituto, ma comunque. È perché l'istituto è collegato ad un impianto sottomarino dedicato allo studio delle risorse naturali, o almeno così mi hanno detto. Chi ti ha detto? Abbiamo ospiti oggi, si chiama Link ed è venuto qui per il programma di scambio. Spero che farete amicizia. È lo studente di cui tutti parlano, quello che viene da Paldea. Sono l'unico? Ma uno solo? Cioè, dovremmo essere tipo 5, 6, 7, 8, ma solo uno? Lei è Rupi del secondo anno di corso. Ok. Comunque, già che sei qui, Rupi, perché non spieghi tu a Link come funziona la nostra scuola? Va bene, ci può stare, dai. Non fraintendermi, non è che non abbia voglia di farla, è solo che il preside Bluebird cerca sempre di rifilare ad altri qualche sua incombenza. Ah, sì, l'abbiamo appena visto. Non ci siamo per niente. Come sei severa, Rupi? Beh, sarebbe anche un'occasione per conoscere il famoso Link. Sono famoso. E va bene, accetto l'incarico. Evviva! Contentissimo lui di levarsi dalle palle una persona. Proseguiamo dritti oltre il ponte fino all'entrata. Dai, posso guidare io perché vedo che sono bravissimo io. Oh, guarda qua, c'è nient'altro qui. Oh, ok, ambiente. Ok. Posso salire in groppa a Miraidon? Dai, fammi salire in groppa a Miraidon. Ma perché no? A casa lo faccio sempre. Beh, sì, perché sono a casa, effettivamente. Può essere quello il motivo. C'è un Torchic lì, lo voglio subito, un Torchic! E anche un Cyndaquil, e anche qualsiasi altro Pokémon fuoco.
Poi anche gli altri, sì. Totodile in particolare, che è carino. Ok, questa è l'entrata. La nostra squadra di lotte Pokémon ha una particolare importanza, come in tutte. L'arena centrale qui all'entrata ospita sfide ufficiali e altri eventi, ma il resto del tempo può essere usata liberamente da tutti gli studenti. Ah. Qui avrai molte più occasioni che in altre scuole per far lottare i tuoi Pokémon. Proprio così. Dicevo, qui la brezza marina è piacevole, così quando non ci sono sfide, gli studenti in pausa vengono a rilassarsi sulle gradinate. È una bella cosa effettivamente una scuola in mezzo al mare che comunque sia è stabile, non subisce disastri da un possibile mare in tempesta. Magari si chiude a cupola, stanno tutti quanti dentro, deve essere fighissimo. E poi pensa un po' alla nostra scuola, ha un'altra caratteristica sbalorditiva. A volte i Pokémon selvatici si terracristallizzano. Ah sì? Beh, signorina, io vengo da Paldea, sai, è una cosa un po' normale. Ruby è una dei super 4 del Club Lega. E suo padre è un capo palestra di Unima? Ok, vediamo un po' che Pokémon usa lei, magari. Sai, tra padre e figlia si scambiano i Pokémon. Non ci siamo per niente. Vabbè, Rupee, dai. Oh, lotte in doppio. Let's go. Mi piacciono le lotte in doppio. È vero che a ogni mio capo palestra possono essere cambiati dopo. Allora, in teoria. Bella. Bella la host. Allora, io sì, ho la squadra che ho usato per Kitakami. In quanto rappresentante non posso permettermi di fare brutte figure. Va bene. A che livello stai? 70, 80 più o meno? Sì. Allora, luna rossa assolutamente. Loro che faranno altruismo? Ma carineria no, cavolo. Vabbè, riduttore dai. Sì, altruismo fanno ovviamente. E dunque, capo palestra. Elettro a Unima, no, c'è Camellia che è Elettro, ma ha detto padre. Guppela! Eeeh, oh, stai calmino! Ok, altruismo, ma no così. Devo cacciare le armi pesanti? Guarda, qui ti caccio il crocco, Ti caccio il crocco e anche la mela. E te la faccio mangiare tutta la croccomela. A onore del vero dobbiamo mostrare la nostra bravura, no? Terracristallizza, mia splendida creatura! Mia splendida mela croccante! Sbigo attacco che entra! Quindi non fa un altro altruismo? Altro altruismo. Non era voluto, ma comunque. È un carino gioco di parole. Oh, Schneppiti! Vabbè, entro con un Pokémon quasi al 100, è normale. Il Mighty Yen che regge bene il colpo di scarica e ora ha un Excadrill. C'è da fare che è la figlia di Rafan questa. Rupi, Rafan. Non perché Rupi era Rupe. Però intendevo Rupi, no? Tipo Rupia, Rupia. Una gemma preziosa comunque. Più o meno. Non la moneta di scambio indiana. Vediamo, dai. Lo Sbigot che arriva. La Forbice X. Aia! Ciao Metiena! Ciao! Sono bello incontrarti! Insomma, se ti porti i Pokémon al livello dell'avversario, sì, hai una sfida carina. Se no, no. Te la cavi dello sfruttare le debolezze di tipo. Te la cavi dello sfruttare le debolezze di tipo, sì. Era uscito il falsetto per un attimo. Non so, non era voluto, non so perché. Stavo con il pilota automatico per quanto riguarda le voci femminili, ma mi esce sempre quella voce brutta in falsetto. Eh no, non mi paralizzare. Ok, Ogerpon, dai. Andiamo, risolviamola veloci. Fammi vedere chi comanda. Palla Iombra. Clava di liane e a posto. Ma poteva avere quattro Pokémon sta paracristiano? Cioè, lotte 2 a 2, fate 4. Qui all'istituto Mirtillo ci hanno dato le terrasfere solo di recente, quindi devo ancora fare pratica. Proprio devi usarla, tesoro, eh. Si fa pratica usandola. Complimenti a tutte e due. Ah, ho un uniforme per te. Indossala per entrare nello spirito giusto. Guarda, la utilizzo subito. Davvero, non sto scherzando. Oh, carina. Aderente, ma carina. Sei un figurino. Grazie. Visto a pennello, già che ci siamo, prendi anche questa. Tessera chic blu.
Una tessera che amplia le scelte di acconciature disponibili nei saloni di bellezza e di articoli acquistabili nei negozi di vestiti. Bella. In effetti sì, non ho mai cambiato acconciature, non ho mai, a parte il capello da verde giada, ma non ho mai cambiato vestito, mai comprato niente. Adesso se non dirò tutti gli effetti, perché non facciamo un giro all'interno? Sì, certo. Puoi esplorarlo scegliendo la destinazione dei tornelli laggiù. Ti mostrerò il Beauty Rarium, il gioiello dell'Istituto Mirtillo, conosciuto in tutto il mondo. Che bello! Allora, qua c'è un bel po' di gente, lotta in doppio. Ok. Ah, ma quindi Magmar ha il pelo. Ah, pensavo fosse tipo una papera. Quindi è tipo un pinguino più che una papera. So che è una papera, però pensavo che avesse tipo la pelle idrorepellente come i pinguini. O i pinguini hanno il pelo, non lo so. Comunque entro, va, che è meglio così, evitiamo altre imbarazzanti figure. Ah, dai tornelli direttamente. Dove vuoi andare? È Beterrarium. Carina la scuola. L'ho vista proprio di sfuggita, però. Bella, molto bella. Forte. Allora, qua potevano magari farla tipo acquario, A meno che non siamo proprio ancora in sulle alture, ma non penso, visto che a parte che si vede il cielo, è sicuramente finto. Wow. Allora, già vediamo una figura che conosciamo, Ecco a te l'oasi sottomarina che tutto il mondo ci invidia, il Bioterrarium. Ci troviamo in fondo al mare, ma grazie alle immagini proiettate sulle pareti e sul soffitto sembra di essere in superficie. Quindi la cupola trasmette immagini del mondo di sopra. Questo ambiente è stato creato artificialmente perché i Pokémon possano viverci in serenità. Per costruire tutto questo ambaradan ci è voluta una valanga di soldi. L'ho progettato io, sai, immagino che ci siano voluti molti soldi. L'interno della cupola è suddiviso in quadranti con caratteristiche ambientali diverse. Qui davanti c'è il settore savana, contraddistinto da un clima subtropicale. Sulla destra c'è il settore costa con condizioni atmosferiche tipiche delle regioni tropicali. Sfarfallì. Sulla sinistra invece c'è il settore canyon, ricco di gole e burroni. Ma è inutile lamentarsi comunque. Infine laggiù in fondo abbiamo il settore ghiacciai con clima polare. La temperatura e l'umidità vengono regolate con precisione per ciascun settore. Per questo ognuno di essi ospita Pokémon completamente diversi. Siamo stati meticolosissimi. Link, qual è l'ambiente che ti incuriosisce di più? Direi il settore canyon. Mi piace i terreni aspri e regolari, In quella zona trovi anche un minerale misterioso chiamato pietra elettrica? Presidente, come me all'Istituto Mirtillo i Pokémon selvatici terracristallizzano così a caso? Dunque, il motivo è presto detto. Guardate il soffitto. Ah, quello è il nucleo del Bioterrarium, il fulcro dell'intera struttura. Al suo interno c'è un liquido che contiene una sostanza disciolta che si estrae a Paldea. E tutta l'energia irradia il Bioterrarium. C'era anche qualcos'altro oltre a quella specie di fluido, Preside. Ok, a breve avrà inizio la lezione pratica nel settore costa. Dobbiamo andare al settore costa allora. Perché non ci andiamo insieme? No. Esplorare il Bioterrarium è un vero spasso, è per questo che ti ho detto di no. Oh, grazie, grazie. Lasciami raggiungere per conto mio il posto. E toccherà catturare un po' di Pokémon, Mi sa proprio. Goditi la permanenza, mi sa che la concludo qui effettivamente l'avventura. Lascio il PG qui a vagare per queste lande. Ma non preoccuparti, sono di mesi che puoi fare affidamento. Mi devi ancora dire chi è tuo padre però. No, anche mi dice il nome, anche a uno nuovo, non importa, dimmelo lo stesso. Ciao, sì, ciao. Scappa, va. Miraidon, non sai che mi ci vuole a raggiungerti. È carino come ci sia un Torchic sul cartello dell'uscita. Guarda che bellino. Allora, in groppa a Miraidon, yeah! Ok, ciao. Eccoci qua.
Eccolo qui, il Growlithe di Hisui. Mi sembra di averti già visto da qualche parte. Sì, Lita, sì. Ma sei il mio assistente? No, sono Link. Lita, è certo che ci conosciamo. Proprio io, è da un po' che non ci vediamo. Mi sembri in forma. Ricordo anche quanto mi hai aiutato nelle ricerche di Luna Gravis e Nordivia. Non pensavo ti avrei incontrato di nuovo. Per festeggiare voglio insegnarti una posa. La posa spigliata è qua, fammela vedere. Come se la passi a Growlithe che ti ho affidato. Ha sonno lui. Ok. Quindi sei qui per un programma di studio all'estero. Che coincidenza! Io sto lavorando come fotografa per questo istituto. Sei una vera professionista, allora. Niente male, vero? Sono ancora in prova, però. A proposito, avrei una ditta clamorosa da darti. Qual era? Però se ti rivelo questa chicca, di sicuro finisce che corri via a chissà dove io resto senza foto. E fammi sta foto? Mi metto in posa come i Power Ranger. Eccola qua! Perché non catturi un sacco di Pokémon nel mio terrarium? Io intanto ne approfitterei per farti delle foto. Se riesci a catturare 200 Pokémon del Pokédex dei Mirtillo. Ah, oh, va bene. 200, l'altra volta era 150, ora 200. Ci sono tante specie di Pokémon, il che è buonissimo, ma sono troppe. Flygon veleno, wow, carino. Sarebbe interessante averlo. Però sono troppe tutte quante insieme. Capisco che volessero fare una cosa un pochino diversa per avere quanti più Pokémon. Potevano e dovevano, secondo me, farlo grande il doppio a questo punto. Perché se sono così vicine tutte quante le specie. Boh. Ah, ma si raccolgono i Teraliti così in giro qui? Va bene, almeno uno non deve scervellarsi a fare raid. Certo che poi in un'ora riesce a fare. Un paio di teraliti, te ne servono 50 poi te ne servono, per cambiare un teratipo, però. In mezzo alla fanga, let's go. Non è che mi metto a catturare tutti quanti i Pokémon adesso, infatti c'è Fanghiglia, guarda un po'. Però insomma, volevo un attimino fare un giretto. Tutta sta gente qua, oh, ah, perché c'è la lezione. È giusto. Link! Ti sei rendito facilmente? Sì, nessun problema, certo. Meno male. Allora, ragazzi, siete pronti per la lezione con Alola? È un clima tropicale quello di questo bioterrarium e ospita una gran varietà di Pokémon abituati a vivere in questo tipo di clima. Ve ne sono alcuni che crescono molto più che in altre regioni grazie alla straordinaria quantità di luce che ricevono. Ebbene sì, sto parlando di vere e proprie forme regionali, ossia l'insieme di caratteristiche che una specie può adottare in regioni diverse. Il vostro compito di oggi è catturare una forma regionale. Nello specifico vorrei che catturaste un Pokémon nella sua forma di Alola. Una volta catturato venite a mostrarmelo. Forza, andate, andate in pace. Quelli non partecipano? Sono infortunati? Sono indisposti, come si diceva a fisica. Ah, ma sto posto è abbastanza grande. A voi a cercare allora. No, c'è un Grimer qui di Alola. Ma eccoli qui, grande! Hello! Tu ci Grus. Ma Exeggutor l'avevo catturato. Un combo? Professore, ho catturato un Pokémon nella forma di Alola, ben due. Sono stato molto bravo. Gli altri ne catturano solo uno, io ne catturo ben due. No, becca di sto Exeggutor. Sei anche un esperto nel catturare Pokémon. Bene, ragazzi, tutti quanti qui, forza, attorno, formate un cerchio. Per oggi non abbiamo più tempo, per forza, se perdiamo le ore a catturare un Pokémon. Mi tocca farlo come compito per caso, ma è bello andare in giro a catturare Pokémon, di che ti lamenti? Sto dando spasso, prima lezione, bella, eh. Prima di andare, lascia che ti dica una cosa. Le ricreatività sono una sorta di missione assegnata dall'istituto mentre svolge le tue faccende all'interno di Bioterrarium. Ah, quindi faccio diverse cose. Perché sono tipo le. Quindi, mentre io me la cillo nel Bioterrarium, posso fare anche le lezioni. Vabbè, ci sta. Quando completi le ricreatività, puoi ottenere dei punti Mirtillo. A lui se ne va ora? Forte. Una specie di valuta nell'istituto. Puoi usare questi PM per fare acquisti in mensa nel negozio della scuola e anche per le attività dei club.
Forte! C'è una chiamata però prima. Oh, è Rubra! Sì, per un po' starò qui nel vostro istituto. Già, già. Comunque dovremmo vederci presto, se... oppure ora. Cioè, ok. Se già abbiamo il terrarium, giusto al centro della cupola c'è la piazza centrale, ti aspetto lì. Se mi fai aspettare troppo poi mi senti, va bene. Allora, con il pulsante direzionale possiamo vedere... Eccoli qua, sconfiggi 10 Pokémon con la lotta autonoma, cattura un Pokémon. Fai una foto a un Pokémon selvatico mentre nuota. Affronta un Pokémon Terracristallo selvatico. Ah, ci danno missioni sempre più interessanti allora. Ah, ti dà un sacco di punti per questa. Ok. Bene, per questo primo video è tutto. Più tardi ne esce un altro. Io vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili. Ci vediamo alla prossima. Ciao!